Cosa facevano i flash? Prendevano un metallo, nel loro caso il palladio, perché il palladio è tra i metalli quello che sembrava prestarsi meglio, quello che si caricava di più. Si carica di deuterio, dopodiché quando la concentrazione di deuterio all'interno del palladio superava una soglia critica, piuttosto alta e difficile da raggiungere, bisogna dire, perché a temperatura ambiente il deuterio entra facilmente nel palladio, però si ferma a un valore di equilibrio che è 2/3, cioè 2 nuclei di deuterio ogni 3 di palladio. La soglia invece trovata da Fleischmann per la fusione è 1, cioè la soglia è 1 nucleo di deuterio per ogni nucleo di palladio. Quando si raggiunge questa soglia comincia spontaneamente un processo di fusione analogo alla liquefazione dell'acqua, cioè una transizione di fase. Bene, il difficile del tutto era raggiungere questa soglia di 1, perché significava andare molto al di fuori dell'equilibrio chimico. E siccome Fleischmann era un bravo elettrochimico, era riuscito a trovare un metodo elettrochimico per cui, impiegandoci 4 settimane, riusciva a portare i suoi calcoli di palladio a quella soglia giusta. Quando raggiungeva la soglia giusta, giù usciva energia in quantità sproporzionata rispetto a qualunque processo chimico conosciuto. Tanto per darvi un'idea, la quantità di energia liberata era dell'ordine di 500 elettronvolt per atomo, che è una quantità che nessun processo chimico può giustificare. Inoltre c'è l'effetto isotopico, cioè questo avveniva solo quando si metteva il deuterio, se si usava l'idrogeno normale invece non accadeva. Quindi questi due elementi facevano sospettare la presenza di un processo nucleare. D'altra parte Fleischmann e Pons erano stati anche sufficientemente accurati da verificare se il processo emettesse anche protoni, neutroni eccetera, e loro verificarono che la quantità di protoni e neutroni emessa era ridicolmente bassa, era 1/1000 circa di quella che si poteva prevedere sulla base dei metodi tradizionali di fusione. Quindi essendo 1/1000 era compatibile con 0, quindi poteva avere. E loro scrivono esplicitamente che quindi si tratta di un nuovo tipo di fusione, non riconducibile ai vecchi. Paradossalmente questa precisazione molto accurata è stata usata a loro danno, perché alcuni critici, che a questo punto non posso dire che fossero di buona fede, dicono: ah, ecco, loro hanno fatto delle misure di protoni, di fotoni gamma eccetera, ma queste misure non tornano, non sono giuste, sicuramente non erano protoni, non erano, a maggior ragione, cioè Fleischmann e Pons non avevano usato i risultati di queste misure per dire che il processo era una fusione vecchio stile, l'avevano usato proprio per dire il numero di protoni e neutroni è così basso che non può essere una fusione vecchio stile. Se voi non mi dite che è addirittura 0, meglio ancora. Quindi notate che questo per anni è stata la principale critica che era stata fatta insieme alla cosiddetta non riproducibilità, perché un certo numero di laboratori annunciavano che avevano provato a ripetere e non c'erano riusciti. Gli articoli pubblicati, smentita, pubblicati dopo, riportava il dato del caricamento, cioè riportava a che livello di caricamento di deuterio erano arrivati, non si erano andati pure di misurarlo. Allora sembra un processo del tipo che uno arriva e dice: sapete, ho inventato l'acqua bollente. Ah sì, e cos'è l'acqua bollente? E voi sapete l'acqua, a un certo punto comincia a fare bolle, escono nuvole di vapore, cioè, ah, e come si fa l'acqua bollente? È facile, accendete, mettete un fuoco sotto la pentola e dopo un po' di vapore. Ah, voglio provare anch'io. Allora, prendo un pentolone di 10 litri, accendo un fiammifero, lo metto sotto la pentola, cioè, hai visto? Non bollo, sei un truffatore. È chiaro che la composta si raggiunge a 100 gradi, se tu hai raggiunto con gli altri 60 gradi è ovvio che l'esperimento
non è stato riprodotto, per cui si può concludere che nella fisica nessun esperimento è mai riproducibile purché sia condotto con sufficiente incompetenza. Però il problema è, si tratta di incompetenza o c'è dell'altro? Ci furono alcune cose che all'inizio ci insospettirono un poco, però le mettemmo da parte. Una era questa: nello stesso articolo di Fleischmann e Ponzo veniva citato, e conoscendo l'accuratezza di Fleischmann, il fatto che l'abbia citato non doveva essere a caso, li citava come episodio strano che una volta, una notte in cui non c'era nessuno in laboratorio, la cella che era sotto caricamento era misteriosamente esplosa, determinando i seguenti danni che erano accuratamente riportati nell'articolo: distruzione della cappa sotto cui stava la cella. La cella aveva determinato, che era grande più o meno un litro, aveva fatto un buco nel tavolo su cui era appoggiata, aveva sfondato il pavimento ed era stata ritrovata un piano più sotto. Allora, lo cita come un caso in cui si doveva essere verificato un processo ignition, diciamo, cioè il catodo aveva avuto un'ignizione non meglio specificata. Siccome questo caso era accaduto un'unica volta, non è stato riprodotto, ma non sappiamo cos'è. Dopodiché noi ci interessammo alla cosa e dopo 3-4 anni Giuliano trovò, e questo fu il suo exploit, un metodo diverso e nuovo di caricamento in cui usava un processo fisico che è noto ai fisici come effetto Bell-Aronoff. E l'idea era questa: dato che il processo era possibile solo se si verificava quel processo che i fisici chiamano coerenza, che vuol dire che tutti i componenti del sistema si muovono all'unisono come in un corpo di ballo, adesso si può dimostrare che quando si ha a che fare con un sistema coerente in questo senso, il sistema è capace di sentire, cosa che stupisce gli elettrotecnici ordinari, il potenziale ma non necessariamente il campo, cioè il campo elettrico e magnetico è una grandezza che è una funzione matematica sorta di un'altra grandezza che si chiama il potenziale, e si dice comunemente che il potenziale è una grandezza matematica ausiliaria che non viene direttamente misurata, di cui si misurano solo le derivate spaziali e temporali, cioè le variazioni, diciamo così, ma non in sé, se non si può misurare. In fisica quantistica invece l'effetto Bell-Aronoff mostra che si può misurare anche il potenziale, purché il sistema di misura, diciamo così, il rivelatore, sia un sistema descritto da un'unica funzione, cioè sia quella che abbia una funzione. Allora Giuliano pensò: il nostro insieme di nuclei di deuterio deve essere, se no la teoria non funziona, un insieme coerente, benissimo. Allora, noi lo possiamo influenzare usando l'effetto Bell-Aronoff, cioè se io gli applico un potenziale elettrico negativo, siccome questo potenziale si va a sommare al potenziale chimico, io lo abbasso in questo modo di potenziale, quindi abbasso la barriera. Allora, come risultato? Fatti i conti, passavano 2-3 volt di potenziale. Allora, se io devo dare quindi un potenziale ma non un campo, perché se no il campo produce una corrente, la corrente riscalda il conduttore e il riscaldamento prodotto distrugge la coerenza. Allora l'idea è: usiamo un filo. Il filo ha una resistenza molto grande, quindi la corrente che corrisponde al lato voltaggio sarà una corrente molto piccola. Thank you.